Buongiorno, benvenuti a questa conferenza stampa dell'ICAS rispetto alla presentazione di una bellissima iniziativa di rievocazione storica, Renovatio e delle Idi di Marzo, promossa dal Gruppo Storico Romano, un'iniziativa che ormai ha raggiunto oltre il ventennio di anzianità. E poi ovviamente sentiremo dai protagonisti diciamo, quella che è la storia di questa presenza di rievocazione storica sia nell'area sacra di Largo Argentina sia appunto con la Renovatio nell'area dei fori imperiali, fori diciamo, della parte statale del Parco del Colosseo. Ho con me il piacere di avere qui accanto a me l'ingegner Fabio Pacciani della Sovrintendenza Capitolina, Direzione Interventi sui Lavori. E Sergio Iacomoni, presidente del GSR, e ovviamente Giancarlo Carlone, vicepresidente del GSR, Andrea Buccolini e Iuri Napoli, sempre per la parte artistica del GSR. E c'è anche Margherita Lipinska, che già abbiamo incontrato come ICAS con una bellissima mostra che ha dato anche la copertina poi allo stagionario di quest'anno e che è qui perché appunto fa dell'arte classica, dei soggetti classici, il cuore, diciamo, della sua opera artistica e di questo la ringraziamo. Allora, iniziamo con le Idi di Marzo, che rappresentano uno dei pregiati appuntamenti della rievocazione in Europa. Il Gruppo Storico Romano su questo è un esempio unico e il più, diciamo, pluridecennale per la sua attività, che richiama appunto rievocatori da tutta l'Europa. Questa domenica, con la riaccensione del fuoco di Vesta, si celebrerà la città stessa nell'ambito dell'area centrale dei fori e, secondo la ricostruzione etimologica più accreditata, il suo stesso nome, come quello dell'omologa greca Estia, è da confrontarsi col greco Astis, che significava proprio città. Senza contare che Rea Silvia, madre di Romolo, urbe fondatore, era una vestale di Alba Longa. La rievocazione storica è quindi il futuro antico delle nostre città d'arte in cui si fondono tradizione, identità, turismo, che sono i cardini appunto della rievocazione storica. Già in legge di bilancio fornimmo maggiore solidità all'azione dello Stato e come riconoscimento, aggiungerei, proprio della promozione delle associazioni di rievocazione storica tramite l'aumento delle risorse che presto saranno stanziate, permettendo così di ampliare la platea dei beneficiari per quanto riguarda il Fondo per la rievocazione storica e la qualità degli interventi. Fondo che ricordo e ho l'onore di aver istituito con un emendamento, pensate un po', nel 2017, quando ancora non ero neanche parlamentare, ma consulente del gruppo parlamentare, proprio sulla diciamo, la spinta positiva del Gruppo Storico Romano e di tutte le associazioni di rievocazione storica italiane con cui ero entrato in contatto. E devo dire che fu un rapporto, diciamo, un apporto corale, trasversale e venne approvato all'unanimità. Ora quel fondo da 1 milione arriverà, questa è la notizia che diamo oggi, dopo la legge di bilancio è stato fatto, devo dire, con diciamo, i tempi previsti dalla burocrazia statale, ma comunque è stato fatto un decreto di riparto e passerà a 4 milioni, quindi verrà quadruplicato rispetto allo stanziamento iniziale. E questa è un'ottima notizia, anche perché significa diamo corpo a un indirizzo su cui ci eravamo impegnati, ma significa che appunto la rievocazione storica, insieme ai carnevali storici, che verranno anche questi raddoppiati nel finanziamento del fondo, sono un indirizzo culturale, una visione culturale che questo governo, dal punto di vista proprio istituzionale, come Commissione, quindi Parlamento e come governo, il Ministero della Cultura, e ringrazio per questo il Ministro San Giuliano, ha portato avanti. E lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto, tra qualche giorno sarà pubblicato il decreto. E crediamo appunto che il sostegno alla rievocazione storica sia parte integrante dell'azione parlamentare della XVII legislatura. E su questo io penso che basti citare alcuni casi di rievocazione storica che sono nell'immaginario. Penso alla disfida di Barletta, a Fermo, all'Aquila, Aquileia, e alle associazioni come il Gruppo Storico Romano che hanno fatto del 21 aprile un appuntamento internazionale, direi mondiale, perché non partecipano solo
gruppi europei, ma talvolta anche dall'altra parte dell'oceano vengono in rappresentanza appunto, a celebrare quella che è l'immagine, la storia, l'immaginario dell'antica Roma. Ripeto sempre questo aspetto, cioè un immaginario celebrato in maniera filologica, per cui molto spesso col contributo di professori universitari, con la vigilanza della sovrintendenza, e quindi c'è tutta una ricerca sia iconografica sia filologica e anche testuale, ovviamente, e di questo ringrazio appunto anche le sovrintendenze e in particolare la sovrintendenza di Roma, perché è sempre più sensibile a questa valorizzazione. La rievocazione storica nelle aree archeologiche significa anche questo, significa valorizzarle e far capire cosa accadeva in quel luogo, la funzione di quel luogo, quale luogo era dedicato al commercio, quale luogo era dedicato alla giustizia, quale luogo era dedicato al sacro, e sono a molto più efficacia una mezz'ora, una rievocazione storica rispetto magari a 10 lezioni universitarie, perché in maniera semplice, diretta ma filologicamente corretta, vengono trasmesse appunto i costumi, le funzioni, i ruoli e la storia in maniera diretta ed esperienziale. Adesso il Parlamento si impegnerà per la realizzazione di un albo per le associazioni di rievocazione storica nazionale, con una strada preferenziale per le richieste di autorizzazioni, eventi presso appunto le sovrintendenze e le amministrazioni, dando un indirizzo esplicito del Ministero, del Parlamento, quindi del Ministero, alle sovrintendenze nazionali, per dire che la rievocazione storica è anche un'azione attiva di rievocazione, andando anche magari a superare molti pregiudizi che ci sono. Ovviamente questo avverrà con delle regole, perché non tutti possono improvvisarsi rievocatori. Va bene la passione, va bene, diciamo, il divertimento, ma ci devono essere delle regole. E su questo avvieremo anche progetti di sussidiarietà per dare in affido siti archeologici alle associazioni di rievocazione storica al fine di valorizzare gli stessi, anche tramite eventi a bigliettazione. Anche qui mi dilungo un attimo, ma è importante far capire che sono casi di studio già realizzati. Da Presidente della Commissione Cultura io realizzai un bando per assegnare 21 luoghi archeologici e beni monumentali che altrimenti sarebbero stati o sottoutilizzati o addirittura chiusi. E ebbero un successo tale che per 3 anni, poi purtroppo la successiva amministrazione non lo rinnovò, per 3 anni ci furono aperture del 500% di questi luoghi. Penso a un luogo non percepito dai romani, come le sette sale al parco di Colle Oppio, o il Ludus Magnus, che venne assegnato proprio con bando al gruppo storico romano e che pochi sanno essere la palestra gladiatoria che venne assolutamente recuperata, messa in funzione con le visite per i turisti, addirittura le photo opportunity per i turisti con i costumi reali, senza più, anche, era un modo anche per stroncare il racket delle foto abusive davanti al Colosseo. Quindi tanti casi di studio che hanno avuto successo e che riproporremo a livello nazionale attraverso questo testo di legge. Ci sarà poi l'emanazione del bando per la realizzazione di spettacoli dal vivo dei beni culturali, che va appunto in questo senso e che avrà riconoscimento dell'albo e della rievocazione storica fra questi requisiti. Per il resto io non vorrei dilungarmi altro, se non appunto ribadendo che la rievocazione storica ha questa grande, diciamo, forza di promuovere e unire far convergere diversi obiettivi, per cui riapertura di luoghi chiusi o valorizzazione degli stessi, conoscenza diretta esperienziale della storia romana e degli usi e costumi per i ragazzi, per i turisti e per i romani, che purtroppo spesso la dimenticano, e anche il riconoscimento di chi in maniera meritevole per anni ha dato il proprio tempo libero per realizzare tutto questo. Concludo quindi con l'annuncio di questa proposta di legge, che è stata depositata oggi stesso a mia prima firma e che verrà ovviamente farà da capofila per eventuali altre proposte di legge analoghe, e prevede appunto l'elenco nazionale delle associazioni di manifestazioni di rievocazione storica,
oltre ai principi generali, un comitato tecnico-scientifico proprio per dare assoluta scientificità e filologia ai criteri che poi normeranno queste associazioni, un calendario annuale delle manifestazioni di vocazione storica, con magari immaginiamo una campagna nazionale che li possa dare alle città che fanno rivocazione storica dei diversi periodi la forza per essere comunicate anche nelle fiere del turismo internazionali, e poi altri strumenti, diciamo, burocratici su cui non vi tedio, ma che serviranno poi a accelerare e promuovere anche presso quelle regioni dove ancora non c'è questa tradizione. C'è una legislazione all'avanguardia, devo riconoscere, in Regione Toscana e in pochi altri luoghi, però insomma è importante che ci si uniformi anche a livello regionale, e quindi per questo si prevedrà anche un'interazione con la conferenza Stato-Regioni, e l'idea è anche quella di istituire un sigillo di correttezza, diciamo, rievocativa e filologica, di cui appunto le associazioni iscritte all'albo potranno fregiarsi con un logo che ovviamente verrà studiato appositamente da poter mettere nelle proprie comunicazioni, sulle proprie iniziative del territorio, e questo è anche un altro modo per diciamo, riconoscere la rievocazione storica riconosciuta da quella invece magari amatoriale o non filologicamente corretta. Io mi sono dilungato anche troppo, comunque porto anche il saluto dell'assessore Gotor, che ho, su questi temi sono spesso confrontato e che sostiene queste iniziative di rievocazione storica, e lascerei la parola all'ingegner Pacciani della Sovrintendenza Capitolina, che per intenderci è colui che gestisce l'area sacra. Prego. Grazie. Sì, io intanto porto anche i saluti del sovrintendente Capitolino e rappresento, diciamo, in questa sede, diciamo, l'essere lieti di poter ospitare, soprattutto dopo il periodo pandemico, quindi questa è la ripresa di questa rievocazione che è già stata fatta nel passato nell'area sacra di Largo Argentina. E quindi ha un particolare significato di ripresa da molti punti di vista. Colgo l'occasione di questo incontro, di questa conferenza, per anticipare anche l'imminente apertura al pubblico dell'area sacra di Largo Argentina, che, come tutti sappiamo, non lo è mai stata. Nel senso che non è mai stata visitabile alla quota archeologica. L'area sacra è sempre stata visibile dall'alto, diciamo dalla quota attuale stradale, dai marciapiedi, ma mai si è potuti scendere, il pubblico non è mai potuto scendere alla quota, archeologica. Con un intervento, finanziato da un privato, da uno sponsor privato, il mio ufficio ha realizzato un sistema di accessibilità per i disabili e una diciamo, rete di passerelle che consentono appunto la penetrazione all'interno dell'area nei famosi, noti templi A, B, C e D, e ripeto, finalmente si potrà quindi avere la possibilità di vedere i reperti, i resti dei templi e delle pavimentazioni antiche praticamente alla stessa quota. Con il gruppo storico romano, col quale abbiamo peraltro già avuto altre esperienze che probabilmente si rinnoveranno anche quest'anno, appunto in occasione del Natale di Roma, speriamo che si possa appunto instaurare un rapporto del tipo appunto di cui accennava l'onorevole Mollicone. Che possa prevedere appunto una programmazione di eventi anche nel corso dell'anno, proprio per avvicinare il pubblico, i turisti, ma gli stessi romani, che per esempio nel caso dell'area sacra di Largo Argentina
la conoscono più per essere uno snodo di traffico, esatto, che forse dà pure fastidio alla circolazione stradale e dei mezzi pubblici. Invece in questo modo, questa è una modalità, diciamo, per riavvicinare il pubblico, i cittadini e i turisti ai luoghi dell'antica Roma, quindi insomma, che possano essere percepiti e conosciuti in una maniera diversa. Quindi l'augurio è che tutto vada per il meglio, stiamo lavorando d'intesa con il gruppo storico anche dal punto di vista logistico ed organizzativo, e quindi vi diamo appuntamento al 15. Ovviamente ci sarò anche io, anche perché è un momento importante. Questa è una riqualificazione che parte da lontano, diciamo, i tempi dell'amministrazione romana non sono quelli di una volta, diciamo, erano un po' più veloci i antichi romani, però è una buona notizia e quindi va celebrata. E ora lascerei la parola architetto. Una scaletta che è saltata. Allora, Iuri Napoli, che insomma, è il direttore artistico del GSR. Prego. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sì, infatti il primo pensiero che volevo esprimere oggi, in qualità appunto di rappresentante della parte artistica del gruppo storico romano, ma anche di una categoria molto cara alla politica di questo paese, cioè dei famosi under 35. Io veramente, in qualità anche appunto di rappresentante del gruppo storico romano, finalmente percepiamo una concreta volontà di dare valore a questa attività che il gruppo storico romano fa da oltre 20 anni. Quindi vuol dire che storicamente è forse una delle prime volte in cui notiamo questa forza e questa concretezza e soprattutto competenza, cioè sapere come aiutarci. Quindi il mio unico pensiero è un grande ringraziamento ovviamente a chi fa in modo che questo possa accadere. E prima di passare la parola al presidente e fondatore del gruppo storico romano, Sergio Iacomoni, conosciuto anche dai più come Nerone, proprio per sottolineare quanto la sua identità sia legata alla storia di Roma, in senso popolare ovviamente, ma anche in senso storico di questa città, perché la storia si è fatta ovviamente molti secoli fa, si fa ancora, si può fare anche oggi, anche attraverso questi atti. Oggi si può fare storia e sento davvero di poter ringraziare oggi finalmente uno Stato che vuole concretamente aiutare e sostenere questa attività culturale importantissima per questo Paese. Quindi saluto Sergio Iacomoni e lo invito anche a salutare chi ci sta ascoltando. Grazie. Sergio Iacomoni, detto Nerone. Sì, sì. La rievocazione ha le sue regole e i suoi nomi. Ormai noi, come Iacomoni, mi conoscono poco, quasi tutti Nerone. Neanche ti giri. Pure i miei figli. Sì, è vero, certe volte nemmeno mi giro. Niente, io, vabbè, lui ha detto poco più di 20 anni, ma sappiamo tutti che l'anno prossimo faremo 30 anni di attività. Quindi 94-2024 sono 30 anni di attività. Quando ho cominciato ero un bel muretto, giovane, adesso mi sono pure invecchiato perché, come diceva lui, come dicono tutti, i tempi dell'amministrazione ti fanno invecchiare praticamente, te ritrovi vecchio a fare. Certo, questa cosa, la cosa più meravigliosa che ho provato in questi anni, non tanto nel fare e nello studiare, nel presentare, nel avere idee, ma soprattutto quello che mi ha dato tanta soddisfazione, ecco, ho trovato tante persone che condividono quello che faccio, perché la condivisione è importante, perché se te sei un maestro ma nessuno ti ascolta, puoi essere bravo quanto te pare, però rimani da solo a casa e questo non è stimolante, no? Invece quando vedi che c'è tanta gente, ma tanta, più di quella che ti aspetti addirittura, che ti viene appresso, che ti dà retta, che condivide le tue idee, i tuoi pensieri, e sei molto felice e stimolato ad andare avanti. Adesso ancora di più, perché non solo il popolo, tra virgolette, mi segue, ma sembra che ci sta qualcuno pure che conta, che comincia a capire questa cosa, che ci viene appresso, che ci segue, che condivide proprio la nostra passione, perché poi alla fine la nostra è passione, perché sapete tutti che se andiamo a Larga Argentina noi non siamo né attori, non siamo professionisti, non ci mangiamo niente, non ci guadagniamo niente a fare questa attività. Quindi è solo
per l'amore veramente della storia. Proprio per noi, nella nostra associazione c'è di tutto, eh? Ci sono professori universitari, latinisti, macellai, fruttaroli, polizia, ingegneri, dottori, cioè veramente di tutto. L'unica cosa che condividiamo è l'amore per Roma. Quindi questa qui, veramente l'amore per Roma va sopra ogni cosa. Ci siamo accorti che va sopra la politica, sopra la religione, sopra ai colori da pena. Anzi, noi magari ci avessimo parecchia gente colorata, perché ci servono proprio, perché l'impero romano stava anche in Africa. Era multiculturale, diciamo. Multiculturale, quindi ritornare a quei fasti, avesse pure qualche rappresentante. Adesso stiamo prendendo pure contatto con la Tunisia, forse ci avremo l'anno prossimo, non quest'anno, ma l'anno prossimo ci avremo anche un gruppo di cartaginesi a sfilare con noi, sarebbe meraviglioso. Quest'anno però ci abbiamo già parecchia... Che cercano la revanche. Vabbè, comunque, ecco, ci ritroviamo qui a rifare questa manifestazione con molta mia veramente soddisfazione. Io ringrazio soprattutto tutti i soci e tutti gli amici anche di altre associazioni che saranno presenti sia a questa, soprattutto per Natale di Roma, ne riparleremo con calma, però a questa manifestazione, perché veramente sapete che la sentono. Noi abbiamo delle cose che facciamo così, in maniera, non si capisce nemmeno perché. L'altro giorno siamo stati a picchetto d'onore per Alberto Sordi, che facciamo dall'anno che è morto. C'eravamo solo noi, non c'era nessuno. Cioè, nell'anniversario che è morto Alberto Sordi, nella sua tomba, che hanno aperto in occasione di questo picchetto, abbiamo deposto una corona d'alloro, non c'era nessuno. Eravamo contenti, e noi ci comportavamo come se fosse pieno di gente, perché lo facciamo proprio perché ci piace a noi, ci piace, come si dice a Roma. Quindi ben venga questi riconoscimenti, tra virgolette, chiamiamole, anzi proprio trovarsi qui già a parlare, insomma, la sala stampa del Parlamento non è proprio da tutti. Quindi ringrazio Federico Mollicone, ringrazio Pacciani per quello che ha dovuto, è stato abbastanza tenace, e ringrazio soprattutto tutti i soci che parteciperanno a questo evento, che volente o nolente, non lo so chi lo decide, però è sentito da tutta la popolazione. Vi accorgerete il 15 marzo quanta gente ci sarà e quanta non avrà la possibilità di vedere l'evento, perché nonostante che sia una piazza enorme, comunque i posti poi a fine sono pochi. Quindi grazie a tutti, e ci vediamo il 15 per la rievocazione storica dei Lidi di Marzo, e poi parleremo anche della Rinnovazio, perché pure quella è un eventuccio un po' carino, però un po' più di nicchia, no? Comunque grazie a tutti. Grazie Sergio Iacomoni, presidente e fondatore del Gruppo Storico Romano, e ha introdotto già l'argomento prossimo, perché adesso passo la parola a Giancarlo Carlone, vicepresidente del Gruppo Storico Romano, che ci parla anche del programma delle Idi di Marzo, per poi passare anche ad Andrea Boccolini, che ci parlerà invece del programma dell'Ignis Renovatio. Bene. Diciamo che quest'anno, oltre ad avere un evento delle Idi di Marzo a Roma, abbiamo un gemellaggio per la prima volta. Abbiamo un gemellaggio con le Idi di Marzo di Rimini, dove la Legio Gemina XIII celebrerà l'uccisione di Cesare. Ecco, questo è bello, perché questo che era un evento piccino qui a Roma, che si è sviluppato, è il Cesarone degli Emuli. Ecco che la storia va raccontata non solo qui a Roma, ma Cesare è conosciuto. Quando uno va in giro e ti vesti da romano, ti chiamano Cesare. Ma come? Mille anni, milioni di romani riconoscono solo Cesare. Cesare ha inciso fortemente nella storia e nell'immaginario collettivo, per questo che mi auspico che anche altre associazioni del mondo romano possano il 15 marzo celebrare questa tragica morte. Le Idi di Marzo nel calendario romano erano una data qualunque,
e diventano celebre proprio per l'uccisione di Giulio Cesare, le Idi di Marzo. Uno quando dice le Idi di Marzo sa che sono il 15. I GRS sono 23 anni che rappresenta e ricorda questo cesaricidio. In fondo, perché viene ricordato questa uccisione? Sono stati morti, uccisi tanti imperatori, tanti, perché fu tragica, una tragica morte. Mai nessuno è stato ucciso con 23 coltellate, con una cospirazione di 60 senatori, tutti lì a uccidere questo, sì, questo dittatore, perché si era proclamato dittatore perenne il 14 febbraio. E quindi stavamo in una fase, in una repubblica. Adesso non vado a parlare dei motivi, siamo in una Camera della Camera dei Deputati, quindi la politica è importante qui. Però voglio dire, avevo delle motivazioni, questo sì, per uccidere Cesare. Però se 23 coltellate non è, si è mai più ripetuto. E tant'è vero che mai un evento così è stato ricostruito con tenacia, perseveranza. Quest'anno poi ha una particolarità questo evento. È vero, l'ingegner Pacciani ricordava dopo la pandemia. Ma perché per noi è importante farlo lì, Tempio A, quell'area, quella raduna? È importante perché noi non facciamo history, facciamo reenactment, cioè ricostruire l'evento nello stesso luogo, nella stessa ora in cui è accaduto. E questo è da una rilevanza non indifferente a questo evento. Cioè diventa l'unico, l'unicum evento di ricostruzione, le Idi di Marzo. E per questo mi associo al ringraziamento della sovrintendenza capitolina, che purtroppo quell'area ci sono dei lavori, e quindi ha fatto uno sforzo a concedere, e grazie anche all'ingegner Pacciani che ha fatto un'ottima intermediazione, ha fatto capire le vere ragioni di questa nostra insistenza. E ringrazio anche l'assessore Godor perché ci ha dato il patrocinio di questo evento, patrocinio culturale. Ma non saremo soli a questo evento, ci sarà anche la Legge Decima. E qui ringrazio il loro presidente Giuseppe Cascarino. Volevo ringraziare anche Monica Ceci, perché era responsabile dell'area, perché forse hanno capito che la morte di Cesare è un oggetto ancora di un interesse politico-culturale che non finisce mai. E noi, facendo quell'evento, lo ricordiamo perché accendiamo sempre il faro e il fuoco di questo interesse. Allora vado al programma. Io vi invito a venire alle 14 all'Area Sacra, dove lì all'Area Sacra facciamo due scene. Una, la scena in cui dichiariamo nemico pubblico Cesare. I senatori entreranno, faranno un piccolo dibattito e lo nomineranno nemico pubblico. Poi ci sarà la seconda fase in cui Cesare viene ucciso, e poi con la Legge Decima faremo un funerale che ci porterà dall'Area Sacra attraverso via dei Fori Imperiali dentro al Foro Romano. Davanti al Tempio del Divo Giulio ci saranno tre scene: una scena della morte di, no, anzi dell'annuncio della morte di Cesare alla moglie Calpurnia Pisone, poi ci saranno di nuovamente le due orazioni. Perché rifacciamo le orazioni lì? Perché lì è il punto dove sono avvenute le orazioni di Bruto e di Marcantonio, e quindi finisce il nostro evento. E per questo, proprio per averci dato la possibilità di entrare nel Foro Romano, ringrazio la dottoressa Alfonsina. Voglio concludere, e vado rapidamente alla conclusione perché il tempo stringe, vorrei dare la parola anche a Andrea Buccolini, con una riflessione. Quest'anno l'evento è caratterizzato dal numero 23,
23 edizioni, 23 coltellate, 2023. Cosa indica il 23? Il 23, 23 novembre, sono andato. 23 novembre, Federico Mollicone, indica speranza, indica approccio positivo verso il successo. E allora mi auspico che ci sia, e come diceva anche l'ingegner Pacciani, una fattiva collaborazione tra gruppo storico e sovrintendenza, tra gruppo storico e amministrazione comunale, perché troviamo la sintesi per poter creare altri eventi meravigliosi. D'altronde, una cosa è studiare la storia sui libri, un'altra cosa è viverla direttamente. Grazie. Grazie a Giancarlo Carlone. E prima di lasciare la parola a Buccolini per la chiusura, volevo far dire una cosa a Margherita Lipinska, artista soprattutto ispirata dal classico, che però reinterpreta dipingendo su meravigliosi tessuti anche con interferenze contemporanee, quindi questa è la sua abilità e capacità. La mostra che ha fatto a Valdino ha avuto molto successo e in particolare è combinata il 21 aprile con la personificazione in un suo bellissimo dipinto che ha fatto da copertina allo stagionario dell'ara che è presente davanti a Palazzo Valdina e che grazie al gruppo storico romano ha rivisto il fuoco sacro accendersi in una cerimonia di rievocazione bellissima che poi è proseguita fino al Pantheon. Ma passando la parola lo leggo dopo, prima Margherita Lipinska e poi vi leggo un messaggio istituzionale e poi chiudiamo con Andrea Buccolini. Prego. Buongiorno, mi sento profondamente onorata ed emozionata e desidero ringraziare il gruppo storico romano e il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, onorevole Federico Mollicone, per avermi invitata a partecipare a questo evento. Il gruppo storico romano ha il compito importantissimo di tramandare ai giovani la storia dell'antica Roma. La mia pittura è da sempre legata alle immagini e alla storia di Roma. L'arte greca e romana è la radice della cultura occidentale ed europea e per me è diventata nel tempo un punto di partenza e di riferimento per la mia ricerca artistica. Un elemento importante nell'arte antica e classica è il mito. Il mito è sempre ambiguo, come l'arte, e lascia spazio a diverse interpretazioni. Nella mia pittura ritraggo le divinità, gli eroi e gli animali dell'antichità. Ogni immagine porta con sé la sua storia o un mito che io cerco di interpretare attraverso il colore e la materia senza sconvolgere però la loro solenne bellezza. Con il mio modo di vedere contemporaneo, con i colori sgargianti ed il caos delle linee che attraversano i miei dipinti, racconto la sfrenata corsa del tempo che contrasta la solennità dell'immagine. Anche il cavallo romano che espongo in questa occasione, dipinto con tratti veloci, non è tanto il ritratto del nobile animale, ma diventa un'icona, simbolo della forza. L'immagine proviene da una statua equestre che rappresenta il potere della conquista. Il cavallo nell'antica Roma è sempre presente, nel lavoro, nei riti religiosi, nella guerra. Spesso diventa anche un fedele compagno di vita e di avventura, come i cavalli degli imperatori romani, come ben rappresentato dal cavallo di Marco Aurelio. Nel mio dipinto il cavallo esprime forza, ma anche solennità e potere. Vi ho brevemente esposto alcuni elementi della mia pittura. A volte alcuni critici mi hanno chiesto quali fossero gli elementi concettuali del mio lavoro, aspettandosi come risposta un elenco di teorie complicate, come se la complessità significhi necessariamente buona arte. La mia pittura si basa su un concetto molto semplice. Dipingo ciò che mi piace e mi attrae, prendendo spunto dai tempi antichi, che sono le nostre radici,
e cerco di trasmettere la bellezza alle persone risvegliando in loro il piacere di appartenere a una storia che ha cambiato il mondo e che ancora oggi vive in noi. Vi ringrazio. Grazie ancora. Grazie a Margherita Lipinska per la sua arte e siamo sicuri che poi faremo anche altre cose insieme. Allora, prima di passare a chiudere quindi la conferenza stampa, leggo il messaggio della direttrice Alfonsina Russo del Parco del Colosseo ed è questo. Come già avvenuto in passato, anche quest'anno il Parco Archeologico del Colosseo ospita il gruppo storico romano per una rievocazione storica in occasione delle Idi di Marzo. Il direttore Alfonsina Russo quindi esprime il suo apprezzamento per questa iniziativa che promuove il ricordo di un evento che segna un momento di svolta nella storia di Roma. Si tratta di una delle iniziative che il parco favorisce per consolidare il legame con le associazioni e la comunità della città di Roma. Da parte di Alfonsina Russo, che ringraziamo per la sua sensibilità e l'apertura ovviamente dell'area centrale, che per i romani è sicuramente un luogo prezioso come l'area sacra di Largo Argentina, ma immaginate un turista che si troverà di fronte a una rievocazione storica in questo contesto, come rimarrà? Rimarrà sicuramente a bocca aperta. Andrea Buccolini, e chiudiamo con il suo intervento. Sì, buongiorno a tutti, pochi secondi per concludere questa conferenza stampa per presentare quello che è l'Ignis Veste Renovatio, ossia il rinnovo del fuoco sacro. Avendo poca dimestichezza con l'inglese preferisco chiamarlo un evento di storia vivente. Nel 391 Teodosio decretò lo spengimento del fuoco sacro delle Vestali, del fuoco sacro di Roma, dopo 12 secoli, 1200 anni. 12 secoli di dominio di Roma sul mondo, quelli predetti a Romolo al momento della fondazione, dopo aver visto i 12 avvoltoi passare sul Palatino. Il compito della rievocazione storica penso che sia proprio questo di tenere vivo il fuoco anziché adorare le ceneri, e per questo dopo circa 2000 anni, con questo evento di storia vivente, le Vestali del gruppo storico romano daranno di nuovo inizio a questo fuoco. Quindi sarà per noi un piacere ed un onore poter riaccendere questo fuoco sacro che ci auguriamo viva in tutti noi. Grazie ad Andrea Buccolini, ha citato Mahler una bellissima frase sul fuoco. Io chiudo perché mi piace sempre citare questa invece di frase che rappresenta secondo me in maniera illuminante il principio e il concetto anche filosofico, spirituale della rievocazione storica, e viene da un altro grande che è Goethe. Quando si considera un'esistenza come quella di Roma, vecchia di oltre 2000 anni e più, e si pensa che è pur sempre lo stesso suolo, lo stesso colle, sovente persino le stesse colonne e mura, e si scorgono nel popolo tracce dell'antico carattere, ci si sente compenetrati dei grandi decreti del destino. Quindi con questo auspicio e con ovviamente l'appuntamento della domenica 12 e mercoledì 15 marzo vi salutiamo e chiudiamo questa conferenza stampa dell'ICAS. Grazie a tutti.